Da bambino mi piaceva molto nascondermi in luoghi appartati dalla casa, come per esempio il bagno o sotto il letto. Combattevo i cosiddetti mostri, oppure mi ci nascondevo con i miei amici immaginari. Eh sì, da bambini si ha davvero una grande immaginazione. Ma una sera, quando mamma e papà erano fuori a cena e io di compagnia avevo semplicemente il cane e la babysitter, che se ne sbatteva altamente di quanto facevo, anzi, meno rompevo e più mi adorava. Comunque, dicevo, mentre mamma e papà erano fuori e la babysitter e il cane mi facevano da compagnia, decisi di giocare a nascondino per conto mio, come facevo sempre. Josh era il mio amico immaginario. Era un gigante tutto blu, completamente peloso, e aveva un grosso corno che spuntava dall'alto. Dio, che immaginazione. E dissi: Josh, andiamo a nasconderci. Dai, vieni con me. Non esitava, ovviamente. Ridicolo. Comunque, dopo essermi nascosto sotto il letto, aspettai l'arrivo di Josh. Josh arrivò e mi trovò subito, come era prevedibile. Così allora decisi di cambiare i ruoli, giusto per allargare un po' il gioco. Dai, Josh, ora nasconditi. Passarono minuti, mezz'ore, ore. Passarono ben 3 ore, finché la babysitter mi disse: Luther, è ora di andare a letto. Muoviti, vai a lavarti i denti e fila subito a letto. Sbuffai. Aspetta, Tania. Voglio trovare Josh prima. Tania, sul punto della seccatura, mi disse: Muoviti, lo cercherai domani mattina. Così, da bravo bimbo, andai in bagno a lavarmi i denti, per poi andare nella mia camera da letto e infilarmi sotto le coperte. Niente di strano fino a qui, ma tutto cominciò durante la notte. Verso le 2 del mattino sentii come dei passi. Pensai a Josh, ma non poteva essere, lui si era nascosto. I passi si fermarono di fronte alla mia camera. Pensai subito a Tania, la babysitter, ma ciò non era possibile. Lei aveva un paio di tacchi. E questo suono era quasi felpato, quindi non poteva essere lei. Sudavo freddo, avevo paura, soprattutto per il dubbio, per il non riuscire a comprendere o capire cosa fosse. Passi si allontanavano. Che non scomparvero del tutto. Preso dalla paura, andai subito in bagno e mi ci chiusi dentro, uno dei miei nascondigli preferiti.
Ero sicuro che Josh mi avrebbe trovato. Con lui mi sarei sentito sicuro. Passarono alcuni minuti e sentii i fantomatici passi avvicinarsi sempre di più. Si fermarono di fronte al bagno. Si vedeva una sagoma scura da sotto la porta. Non osai emettere un fiato, ma mi appoggiai alla porta in modo da sentire i rumori che provenivano da fuori. Era come se una bestia di chissà quale mondo stesse annusando la porta alla ricerca di un odore, probabilmente l'odore della paura. In quel momento io avevo tanta paura. Non sapevo cosa fare. Ero rinchiuso tra quattro muri e una porta, una fottuta porta. La porta si aprì lentamente e lesto lesto mi nascosi dietro nella speranza di non essere visto. Quella cosa stava annusando il bagno e so che poteva sentire la mia presenza. Non sapevo come uscirne, ero veramente in trappola. Sarebbe bastato un respiro fuori posto e quella cosa mi avrebbe beccato sul fatto. Decisi comunque di farmi coraggio, esporsi la testa per vedere veramente cosa mi aspettava. La cosa era tutta pelosa e aveva un corno. No, non poteva essere reale. Josh era frutto della mia immaginazione. Come cazzo era possibile? Non lo so. Il fatto sta che scattai indietro e trattenni il più forte possibile il respiro. La cosa si stava avviando verso l'armadietto. Poteva essere la mia occasione. Sapevo bene che se si sarebbe distratta sarei potuto scappare. In quel momento la cosa cominciò a grattare. Stava grattando via l'antina dell'armadietto.
quando a un certo punto si fermò. Guardai. Aveva disegnato come una specie di simbolo. Sembravano come se dei grafi fossero stati disegnati in maniera geometrica, tutti in cerchio. Aprì l'antina e cominciò a grattare l'interno dell'armadietto. Stava scrivendo qualcosa, ma non riuscivo a leggere, c'era troppo buio. Non appena ebbe finito, richiuse l'armadietto e se ne andò, come se nulla fosse accaduto. Congelato, come in una specie di trance. Su, dissi, torna a letto. Tornai a letto e dormii. La mattina seguente feci una scoperta che mi raggelò il sangue. All'interno dell'ante dell'armadietto c'era una frase che recitava: Luther, me lo avevi promesso. Firmato.